Raiso Radio, per quanto riguarda l'informazione, incroci Miriam Fecchi. A proposito di protagonisti della radio. Ah, pensavo che non stai andando via. No, non vedevo Rosaria Renna da un po' di tempo. Allora, voce inconfondibile, Miriam Fecchi. Voce? Questa voce. Sono anche un po' le sigarette, mannaggia. Ma smetterò, sarò brava. Allora, saluto tutti, è un piacere, anche perché mancavo da un po'. Ho ricevuto, questo è il secondo o il terzo? Il terzo, mi sembra. Il terzo, prima con RTL e poi di nuovo il mio ritorno a Radio Rai. Infatti ho incontrato tanti colleghi di RTL, di Raiso Radio, di Radio Monte Carlo e devo dire che insomma è sempre un piacere. Ma meno male che c'è Fabrizio Pacifici. Meno male. Perché la radio è stata proprio dimenticata. Sei l'unico che riesce a radunare, a far sì che possiamo in qualche modo a ritrovare, insomma, ritrovare tutti quegli amici e colleghi, raccontare di quello che succede alla radio, che è così importante, che ci tiene compagnia. Perché è vero, il futuro si va avanti, tante novità, però la radio rimane sempre, che ci fa compagnia, che ascoltiamo le canzoni più belle, ma non solo, insomma. Vabbè, adesso poi mi lascio andare perché è emozionante. Ho detto che ho ritrovato tanti colleghi. Sì, però, tanti e amici. Allora, dai network, perciò Radio Rai si nasce, poi si fanno i percorsi, i network poi e si ritorna certi, a Radio Rai. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Poi ritornano. E volevo ringraziare la nostra direttrice, la nostra chiaramente Ferraro, che ancora una volta ha compreso che ci voleva all'interno di Raiso Radio, che è fatta di informazione per chiaramente coloro che viaggiano, ma non solo, ci sono rubriche che accompagnano i nostri ascoltatori con la musica, soprattutto io, tante interviste, però facciamo sia le novità che la musica del passato. È vero. Ed è l'incrocio con la musica, insomma tante cose. C'è un brusio, o c'è è un brusio, qualcuno? C'è un brusio. Facciamo un po' di silenzio perché poi ti deve premiare il patron della fiera del fitness, Alessandro Benardinelli, dato che tu sei sempre in grande forma, quindi... Ci si prova. Il patron della fiera del fitness, Alessandro Benardinelli. Diamo il premio. Ma tu fai fitness, tu fai sport, fai imparare. No, dal fisico, no, la verità è che... Sì, ho fatto. Si vede. Si vede che poi, insomma... No, si vede che sta in grande forma. Ancora. Vero, Alessandro? Ci si prova. Assolutamente si prova. Sì, infatti grazie. Sei una però sportiva. Però ti verrò a trovare. Vieni a trovare, assolutamente. Allora, però una cosa la volevo aggiungere. La radio non è un gioco. Non ci si improvvisa davanti a un microfono. Ve lo dice una che prima di iniziare, mi ricordo... quel lontano, ma non lo diciamo, non dico i 100 anni della radio perché mi sembra un po' troppo, ho fatto la bellezza di 8 provini, i tempi, la velocità. Oggi molte persone arrivano davanti a un microfono che non sanno neanche cosa vuol dire. E allora mi rivolgo soprattutto a coloro che devono rispettare quello che è il microfono e quello e soprattutto le persone che ci ascoltano che sono dall'altra parte, che è molto importante. Perciò se io ho avuto una guida come all'epoca a Radio 2, dove c'avevo dei direttori come Guerzoni che mi chiamavano ogni 2 secondi, non va bene questo, non lo puoi dire, però comunque seguivo Maurizio Catalani, che prima dov'è, se n'è andata, va bene, e insomma abbiamo ricordato il grande Mandolesi come Francesco Acampora. È veramente importante avere comunque e imparare con quelli più grandi, i famosi anziani. Oggi invece non è così, i giovani arrivano davanti a un microfono e via, e invece bisogna imparare. Però una Miriam Fecchi rimane. Alessandro Benardinelli premio a Miriam Fecchi. Premio. Grazie Alessandro. Complimenti, e mi associo a quello che hai detto, complimenti a Fabrizio Pacifici
perché io, ti ricordi, sono 25 anni, sono un commerciale, sono un imprenditore, forse magari lo dimenticano qualcuno, molto tempo lo passiamo in auto, specialmente se lavoriamo a Roma, e associare le voci, le tantissime voci che sentiamo alla radio poi ad un volto è emozionante, perché non ti immagini mai chi c'è dietro al microfono. Devo dire... Spero di averti fatto un buon effetto. No, assolutamente sì, assolutamente si sì, sa mai. Assolutamente sì. Fabrizio, va bene. Grazie Miriam, grazie a voi. Incroci, poi ci incrociamo. Incroci su Rai Radio.